Corso antibullismo, questura, ANPAS e istruttori della palestra Yama Arashi tutti uniti per far fronte a un problema sempre più sentito anche nelle scuole piacentine. Oltre 70 sono stati i bambini e i ragazzi che hanno raccolto l'invito lanciato da Paolo Rebecchi e Stefano Vernelli a partecipare a un pomeriggio di sensibilizzazione ed educazione per riconoscere e prevenire comportamenti a rischio. La lezione praticamente ha visto una parte teorica gestita per far comprendere al meglio quelli che possono essere degli atteggiamenti da evitare sia in prima persona e soprattutto anche sul come identificare quelli che sono degli atteggiamenti che da gioco iniziano a sfociare in qualcosa di, possiamo dire, antipatico per non dire critico. Quindi far riconoscere qual è la soglia tra il gioco e l'atteggiamento, diciamo, un po' spinto e quello che invece inizia a diventare bullismo. Ovviamente, trattandosi di bimbi delle scuole elementari e medie, abbiamo usato una didattica giocosa, sia per quanto riguarda la teoria, per passare i messaggi coerenti, e sia per quanto riguarda la conoscenza del proprio corpo, che è fondamentale, non tanto come tecniche di difesa in questo caso rispetto al corso fatto per le donne, ma proprio per utilizzare degli atteggiamenti sicuri e decisi. Un problema, quello del bullismo, che evidentemente sta a cuore particolarmente a tutti e viene sentito tanto dai genitori ma anche dai bambini che ne sono consapevoli. Certo, problema soprattutto da parte dei genitori, perché iniziano a prendere consapevolezza della situazione eventualmente di disagio in cui versano i bambini, i loro figli, che possono versare in qualsiasi ambiente, da quello scolastico, familiare o extrafamiliare, ecco, appunto anche nelle palestre. Quindi è compito degli educatori dover dare una maggiore informazione ai bambini per far acquisire quella consapevolezza, un po' come avviene nell'adulto che è vittima di truffa agli anziani, e così anche i bambini devono cercare di prendere consapevolezza, non impaurirsi, non sentirsi a disagio nel raccontare di essere vittime del bullismo. Il bullismo sia una minaccia attuale e concreta. La palestra ha proposto questa bella iniziativa, mio figlio viene già qui da 5 anni, i suoi maestri, tra l'altro bravissimi, hanno fatto questa bella proposta, iniziativa, e lui è stato lui stesso a chiedermi di partecipare. E la mamma ha consentito.